Ritorna dopo 3 anni di stop, dal 10 al 13 agosto a Ponte Sasso di Fano, la tradizionale Festa del Mare, organizzata dall'Unione Sportiva del posto e che si svolgerà nella location del Centro Sportivo e Sociale di via Lago di Costanza. L'evento gastronomico e musicale, arrivato alla sua 41esima edizione, si conferma come uno dei più longevi della città. 4 serate di complessi musicali, divertimento per bambini e menù rigorosamente a base di pesce, cucinato da esperti marinai. Noi abbiamo tutte e 4 le sere un menù sempre fatto nella stessa maniera. Abbiamo tagliatelle al sugo di pesce, penne alla vodka, pesce fritto misto, poi abbiamo l'arrosto con spiedini di gamberi e calamari e spiedini di alici, poi abbiamo conditella, patatine fritte, piedine con varie farciture, dopo vari tipi di bibite, bar, all'interno degli fuori dello stand ci sono anche giochi per i bambini, ci sono intrattenimenti musicali con 4 complessi divisi per le serate e altri intrattenimenti che sono a livello di balli di gruppo e scuole di ballo che partecipano con i loro gruppi. E noi allestiamo questa festa da molto tempo per ricavare, diciamo, delle cifre che ci servono per fare vari tipi di attività all'interno del centro. Praticamente abbiamo una squadra di calcio, abbiamo vari eventi sociali, campi di bocce con vari tornei allestiti a livello amatoriale anche di tesserati e l'allestimento anche naturalmente, il tutto ci serve anche per tenere ben custodito il discorso del centro sociale che viene comunque a un suo costo di mantenimento per tutto l'anno. Noi vi attendiamo e vi attendiamo numerosi perché naturalmente il nostro centro si presta per tutte le famiglie perché avendo 30.000 metri di terreno a disposizione, cioè, per cui diventa un bel parco anche per i bambini e per la famiglia intera.